Oggi vi porto in un posto in cui il tempo si è fermato alle 21 del 6 maggio 76. Ebbene sì ragazzi, vi ho portato a Portis, una piccola frazione di Venzone che è l'unico paese in Friuli a non essere stato ricostruito, o meglio, è stato ricostruito ma in un altro posto. Questo perché c'era un forte rischio di crolli, di massi e di frane dalla montagna che sta sopra, diciamo, all'abitato. Tanto per capirci, qui c'è Portis Vecchia o Portis Vecchio. Mentre qui c'è Portis Nuovo, è stato spostato di relativamente poco, ma il rischio arrivava da questa montagna e qui vedete una ricostruzione con appunto Portis Vecchio e Portis Nuovo. Questa sua unicità gli ha permesso di diventare un centro di esercitazione del SERM. Vi lascio scritto da qualche parte che cosa significa. Gli ex abitanti e attuali proprietari delle case possono comunque continuare a venire qui per coltivare gli orti e usare le case come rimessa per gli attrezzi. Questo è il treno. Quindi se mai dovreste passare di qua vi capiterà di vedere l'orticello perfettamente curato mentre la casa in parte è caduta a pezzi sostanzialmente. Io conosco questo posto perché ci sono stata con l'università per il corso di geologia ed è stata veramente un'ottima esercitazione ed escursione alla scoperta anche di quella che è un po' la storia del Friuli. Qui c'era questa chiesa qui che è rimasta così. Avete visto finora quello che era l'abitato di Portis? In questo momento sono dall'altra parte dello stradone e vi sto portando a quello che è forse il punto un pochino più suggestivo, diciamo così, ovvero la chiesa completamente crollata e l'ex cimitero, e dovrebbe esserci anche un enorme masso che si è staccato dalla montagna, appunto. Non so se si riesce a capire, ma qui si vede un possibile punto di distacco e poi vabbè, anche dietro a quest'albero in realtà ce n'è altri. Thank you.
Allora, io il masso, devo essere sincera, me lo ricordo piuttosto bene, però non l'ho trovato. Spero di avere qualche foto a questo punto di quella che è l'esercitazione che ho fatto con l'università, che vi metterò nel caso qui, in questo momento. Niente ragazzi, io adesso sto tornando verso la macchina, sperando di non prendermi la pioggia. Spero che il video vi sia piaciuto, per cui lasciate un bel like e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo paese fantasma, e anche che cosa ne pensate delle riprese della GoPro, se sono più stabili, se vi piacciono un pochino di più. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi come al solito, have a nice life!